Ragazzi, vi ricordo che se siete interessati ai percorsi formativi sul trading potete scrivermi sulla mia pagina Instagram anthony.rossi-basso inviandomi un messaggio in questa sezione qui, dove troverete anche i feedback degli altri studenti. In alternativa c'è il sito wolfacademy.com disponibile su questo link e anche in descrizione, dove potete parlare con il mio team gratuitamente su WhatsApp e consultare anche i pacchetti adatti a voi. Trovate tutti i link nella descrizione. Il trading è una truffa, ok? Ok? Ve lo dico io che sono un trader professionista, faccio trading da 10 anni, ok? Quindi per chi mi conosce sa di che cosa sto parlando, per chi non mi conosce mi chiamo Anthony, mi sono tagliato i capelli a zero perché sono impazzito, perché il trading è una truffa. Insomma, lasciamo stare. Perché il trading è una truffa? Allora, partiamo dal presupposto che dipende da come le persone vedono questa situazione qui. Ok, perché le truffe, i raggiri, esistono in tutti i campi, in tutti gli sport, in tutti i mestieri, in tutte le attività. Ok, quindi come esistono nel trading, esistono anche nelle altre parti, in altre cose. Per esempio, l'altro giorno mi è arrivato un messaggio da Facebook che diceva di inserire i miei dati per cambiare la password. Ovviamente non era Facebook, era qualcun altro che voleva prendermi l'account e poi magari chiedere un risarcimento in denaro. Truffa, ok? Quindi le truffe non esistono solo nel trading. Perché? È voi che la pensate male. Se voi pensate di diventare ricchi in un giorno, pensate che studiando un corso di una settimana oppure un corso preso da un guretto così a caso di diventare ricchi, ve lo dico, verrete truffati, ok? Perché da dove nasce il pensiero iniziale? Il pensiero iniziale nasce dal fatto di fare i soldi, ok? Di diventare ricchi in poco tempo. È questo il pensiero principale. Bisogna capire che in nessun campo, in nessuna attività, da nessuna parte si può, a meno che non vinci la lotteria, si può diventare ricchi in un attimo, ok? Quindi tutte queste persone che vengono alimentate da questo pensiero vengono truffate, ok? È semplice il discorso. Tutti i finti guru o comunque persone che hanno studiato il trading uno o due anni e poi si mettono a vendere corsi vi stanno truffando. Cioè, poi ve lo dico chiaramente, lo prendete quel posto, proprio così, duro, ok? Perché? Perché se il vostro obiettivo è fare dei soldi e farli con costanza, vi dovete impegnare, dovete essere ligi e andare focus sul vostro obiettivo e non farvi truffare, perché come ho detto all'inizio del video, le truffe esistono ovunque. Dipende voi come percepite questa cosa. Il vostro ego, la vostra mente percepisce il fatto di dover fare soldi subito e quindi di dover uscire di tasca vostra dei soldi da dare a questa persona che in cambio non vi insegnerà nulla, ok? E quindi venite truffati, vi lamentate, io sono stato truffato, io così, e quando trovate qualcuno di serio che ve lo insegna davvero come si deve, step by step, tra l'altro io ho anche un percorso gratuito, lo ribadisco, sul mio canale sul trading, ok? Ho tanti percorsi, anche se siete interessati trovate tutti i link nella descrizione, corso gratuito, ripeto, significa che non vi fidate dopo, perché siete già stati truffati da una volta. Quindi se il vostro pensiero di partenza è il fatto di voler diventare ricchi perché volete stare lì al computer senza fare un cazzo, no, perché qual è il pensiero? Cioè, perché voi volete fare trading? Perché uno si vuole affacciare a questo mondo? Perché vuole stare tutto su qui, sulla scrivania, come ce l'ho io in questo ufficio, stare al computer senza spaccarsi la schiena, spaccare le bottiglie, i campi, i trattori, non lo so, che cazzo di lavoro è, e preferiscono fare il trading, ok? Quindi, se preferite fare il trading per sta cosa, ve lo dico già, verrete truffati. Dovete partire dal presupposto che bisogna seguire un percorso che ha del tempo, cioè del tempo, ok? Come si faceva a scuola, asse delle X, asse delle Y, e piano piano avere risultati, ok? Io non vivo a Dubai, non guido una Lamborghini, non c'ho una Lamborghini fuori, al massimo c'ho una Mercedes, ok? Non ho una Ferrari, e ho migliaia di studenti, eppure comunque i risultati ci sono. Ma se voi volete essere truffati, sapete come fare, avete questo video proprio guida da Anthony, da Tony, come essere truffati nel trading, ok? Quindi, se il vostro concetto è io devo stare a non fare un cazzo perché voglio fare trading, allora no, verrete truffati, perderete tempo e soprattutto soldi.
soldi su soldi. Quanti guru, quante persone ci sono che vivono a Dubai? Io ci andrò a Dubai, ci andrò da qualche mese, ma non ci vado a vivere, ma vado perché me lo merito dopo tutti gli sforzi che ho fatto, quindi ci sta una vacanza. Ma quanti vivono lì solo ed esclusivamente e fanno vedere macchine, vita, yacht, soldi, lifestyle, senza mai parlare del trading? Ok, quindi non vi lamentate se vi affidate a queste persone e venite truffati. Ok, sono persone, bello disegno, l'omino, quello simpatico, sono persone cattive. No, non si fa questo cacca, no, cioè proprio persone di merda, ok? Ci sono poi ovviamente dall'altra parte persone sane, ok? Che insegnano davvero con un pezzo di carta, perché tipo io e anche altri abbiamo dei certificati, che ti insegnano davvero a fare trading senza truffarti, senza farti fare pensieri strani, diventare ricco in un giorno, perché ci sono, ma anche da parte vostra ragazzi bisogna capire che se voi volete essere truffati state sulla via buona. Cioè se voi vi affidate a persone stupide o comunque il vostro ego si affida al pensiero di voler diventare ricchi, non vi lamentate se perderete soldi, tempo, perdrete anche i capelli, può essere probabile, o vi faranno bianchi nel peggiore dei casi. Non vi lamentate, perché questo è tutto un ciclo perenne e continuo. Ok, io faccio trading da 10 anni, ne ho viste di tutti i colori, li ho visti tu veramente di tutti i colori. Quindi vi posso dire, dopo 10 anni di esperienza, e dopo 10 anni posso avere, diciamo, la possibilità di dire posso insegnare qualcosa, posso farlo, il modo in cui vi dovete approcciare. Perché se la vostra mente si approccia in modo sbagliato, state sbagliando. Cioè, ve lo dico, verrete truffati, l'ho detto 300 volte, lo dirò 400 volte, verrete truffati. Il modo giusto per approcciarsi è, primo, mentalmente, cosa voglio io, perché voglio fare trading, come voglio farlo, perché voglio farlo, in modo ligio, focus, e a chi mi affido? A uno scammer, a uno che fa vedere solo macchine, a uno che fa vedere solo questo? Dovete un attimino capire voi cosa volete e due, a chi vi state affidando, ok? Perché sennò così verrete truffati. Quello che posso consigliarvi io è ovviamente di mettervi focus, iniziate un percorso, trovate il mio percorso gratuito sul mio canale e potete avere tutto quanto sotto mano senza affidarvi a persone sbagliate e poi poter dire il trading è una truffa, io lo sapevo. No, voi non sapete che siete stati truffati, perché lo scoprirete solamente dopo e perderete soldi. Quindi il trading è una truffa? Sì, è una truffa e viene usato come tutti gli altri business per truffare altre persone. Ok, quindi il trading, come tutte le altre attività, può essere usato per truffare, ma non solo il trading è una truffa. Ok, quindi state attenti, perché il trading può essere usato come una truffa se siete voi che lo permettete. Ricordatevi queste parole: se voi permettete al trading di truffarvi, verrete truffati, perdete soldi, tempo e capelli bianchi, può essere. Quindi spero di aver chiarito bene questo argomento. Sicuramente faremo altri video, spiegherò altre cose nei commenti, ovviamente ditemi cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, supportate il canale, vi ricordo in descrizione tutti i link per i percorsi gratuiti, anche per parlare con il mio team per una consulenza gratuita, quindi ce l'avete. E ovviamente noi ci sentiamo al prossimo video, dove vi andrò a spiegare sicuramente altri aspetti. E ricordate, il trading come altre attività viene usato per truffare. Voi dovete stare attenti, dovete proteggervi e dovete affidarvi a persone sane, a persone che hanno competenze, non a chi vende padelle e mestoli a Dubai. Ok? Detto questo ragazzi, noi ci sentiamo al prossimo video. Quattoni!